Buonasera a tutti, da parte dell'Istituto Nazionale Foto Ciuffarri. Siamo qui stasera per l'ultimo degli appuntamenti del primo ciclo di presentazioni i giovedì del Parri. Vi ringraziamo per essere qui e ringraziamo soprattutto i nostri ospiti, Amedeo Astiguerrazzi e Daniele Susini, autori di due importanti volumi usciti negli ultimi mesi, relativi in diverso modo alla storia del mondo ebraico. E ringraziamo soprattutto Antonella Salomoni, docente all'Università della Calabria e membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Parri, esperta di questo tema, che ci ha proposto questa doppia presentazione che ci sembra davvero di grande rilevanza e di grande interesse. Ricordiamo che Amedeo Stuberrazzi collabora con la Fondazione Memoria della Shoah di Roma e che Susini collabora con l'Istituto Storico dell'Assistenza Diritti, due studiosi non strettamente accademici, ma di grande esperienza nella ricerca e anche nel lavoro sul campo della Public History. Proprio ieri è stata inaugurata una bella mostra curata da Amedeo Astiguerrazzi. Io non rubo ulteriore tempo e cedo la parola a Antonella Salomone, per riprenderla poi nel seguito della conversazione. Grazie ai nostri ospiti e a te, Antonio. Bene, grazie grazie all'Istituto Parri, ma grazie soprattutto a Amedeo Stiguerrazzi e a Daniele Susini per i loro lavori. Quindi sono dei lavori importanti, ci alterneremo con Mirko nel presentarli e quindi la prima cosa da dire è davvero un ringraziamento. Io ho imparato moltissimo dalla lettura di questi lavori, peraltro lo dico subito, adesso parlerò per prima cosa del libro di Amedeo. Non sono una esperta di storia italiana, quindi davvero sono stata messa di fronte a un lavoro ricchissimo, molto molto ricco, condotto da uno specialista, e quindi si vede insomma la capacità di andare a fondo nella ricerca, e al tempo stesso ho molto apprezzato anche la sua grande sincerità e chiarezza, nel senso che mette in mostra quelle che sono le difficoltà della ricerca, anche la frammentarietà della ricerca, dà tutta una serie di indicazioni che penso saranno molto importanti per il futuro, e quindi indica anche tutta una serie di campi dove occorre ancora fare uno scavo, e dunque è un libro doppiamente importante anche per tutta una serie di segnalazioni e anche una grande onestà intellettuale. Questo davvero ci tenevo a dirlo subito in prima battuta. Allora, ricorderò brevemente alcuni dati che vengono subito segnalati da Amedeo, vale dire che tra il 9 settembre 1943 e il 2 maggio 1945, quindi di fatto è questo l'arco cronologico che è oggetto di questa ricerca, ricordo il titolo: Gli specialisti dell'odio, delazioni, arresti, deportazioni di ebrei italiani. Quindi in questo arco temporale, che dunque coincide con la fine dell'occupazione tedesca, il 2 maggio 1945, vengono deportati, uccisi poco meno di 7.000 ebrei italiani su una popolazione complessiva di circa 45.000. Quindi questo è un primo dato fattuale che vale la pena di ricordare. Questa è una ricerca, è un libro sulla prassi della persecuzione in Italia, quindi anche sui metodi della persecuzione. Che cosa significa? Ricerca, arresto, persecuzione degli ebrei italiani durante l'occupazione tedesca. E l'obiettivo ben dichiarato, insomma, e ben delineato, è quello di analizzare il meccanismo concreto della persecuzione, compresa l'identità dei funzionari o specialisti della Shoah. Questo è un termine importante, quello di specialisti della Shoah. Quindi magari lo dico subito, chiedo ad Amedeo anche di specificarlo ulteriormente, di dirlo insomma a chi ci ascolta che cosa significa specialisti della Shoah, e inoltre di definire il livello di collaborazione e cooperazione. Sono due termini che possono andare insieme, ma sono anche distinti, tra fascisti e nazisti, vale dire tra
polizie italiane e comandi delle forze di polizia tedesche. Quindi quando parliamo delle forze di polizia tedesche intendiamo soprattutto la polizia di sicurezza, il servizio di sicurezza, quindi degli organismi posti sotto il comando di Heydrich, dove invece per polizie italiane si intendono una pluralità di organismi. E questo, diciamo, l'attenzione alla ricostruzione di questa pluralità di organismi, a me che sono digiuna, insomma, di questo tipo di ricerche, è sembrato davvero un elemento fondamentale. Quindi ognuno di questi organismi è delineato con grande ricchezza e anche, come dicevo all'inizio, indicando delle strade da percorrere. Quello italiano, mi soffermerò soprattutto su questo brevemente, insomma è una breve introduzione. Il sistema repressivo italiano è diverso da quello tedesco, soprattutto è fortemente frammentato e teoricamente posto sotto la tutela del Ministero dell'Interno, che agisce attraverso i prefetti, ma è molto frammentato. Questo è un dato davvero da sottolineare. Quindi questo indica subito, lo sottolineo perché indica subito anche la complessità di una ricerca di questo tipo. Quindi significa polizia, guardia nazionale repubblicana, brigate nere, guardia di finanza, corpi speciali di varia origine e funzione, le bande, quelle che sono state tradizionalmente indicate sulle bande, su cui ho imparato davvero moltissimo. E dunque è un insieme di organismi molto frammentato, e questo quindi la grande difficoltà di una ricerca che pone dei problemi dal punto di vista delle fonti e richiede quindi un alto livello di specializzazione come quello di Amedeo Osti Guerrazzi. Da un lato abbiamo dunque una documentazione tedesca, quindi ricordo brevemente, riprendendo naturalmente quello che ci dice Amedeo, quelle che sono le fonti sulle quali si è basato, vale a dire carte dei comandi tedeschi che sono state in gran parte distrutte, quindi questa è già una prima difficoltà. Ciò che resta, scrive Amedeo, è di modesto interesse per quanto riguarda la persecuzione degli ebrei italiani. C'è però anche una documentazione tedesca che viene da grandi processi, in particolare il processo, si parla del processo Eichmann, ma anche di alcuni processi contro personalità come Friedrich Bosshammer. Per me che io mi occupo di storia dell'Europa orientale, quindi trovare attraverso questo libro, ricordate tutta una serie di carriere, no? Che hanno acquisito grande esperienza sul fronte orientale, nell'Europa orientale, per me è stato un motivo davvero di grandissimo interesse. Io sono una persona che nella ricerca si interroga molto sulle biografie, e dunque mi sono imbattuta più volte, insomma, su personalità impiegate sul fronte orientale, in campi di sterminio, ma anche in Ucraina, e il ritrovarli in Italia, semplicemente attraverso delle biografie anche molto, molto banali, molto sintetiche, mi aveva sempre molto incuriosito e interrogato. Non avevo la possibilità di sviluppare queste domande, e qui ho trovato invece una serie notevole di indicazioni. Quindi anche questa è un'informazione limitata, ma comunque contribuisce a quella che viene dai grandi processi, che comunque contribuisce alla ricostruzione di un organigramma di quelli che saranno poi i comandi in Italia e anche del loro funzionamento. Poi vi è naturalmente la documentazione italiana, e questa sicuramente molto più ricca sul piano delle carte della polizia fascista. C'è una ricca documentazione che viene dai tanti processi del dopoguerra contro i collaborazionisti, e quindi questa fonte è quella giudiziaria, come insomma penso tutti coloro che ci stanno seguendo sanno bene, si è rivelata negli ultimi anni di interesse davvero straordinario per la storia italiana, viste le decine, insomma, di migliaia di fascisti e collaborazionisti che vengono giudicati nel dopoguerra dalle corti di assise straordinarie. Insomma, anche il PARI è molto impegnato, insomma, su questo fronte. E dunque nel caso dei perpetratori direttamente coinvolti nella persecuzione ci troviamo
ancora però, ancora una volta, di fronte a una documentazione frammentaria, in parte perché i processi contro i perpetratori non sono stati moltissimi, e in parte perché ci sono anche delle lacune negli atti giudiziari e lo stato, insomma, come Amedeo sottolinea, lo stato degli stessi archivi è precario, insomma, c'è anche l'assenza di veri e propri inventari. Allora, documentazione molto frammentata perché dispersa negli archivi di Stato locale, e da qui, lo ripeto, l'importanza di un lavoro che ci propone una ricognizione già estremamente rilevante, molto rilevante, a partire dalla quale potranno essere avviate ulteriori indagini, dunque, per comprendere meglio non solo il significato e il peso del collaborazionismo, ma anche e soprattutto, insomma, la ramificazione, la grande ramificazione. Amedeo poi dichiara in modo molto diciamo in modo molto netto che si colloca nell'ambito di un settore della ricerca che è la ricerca sui perpetratori. Vale a dire, è una ricerca che a partire dalla Germania si è interrogata sulla mentalità, sulle motivazioni, sulle carriere dei perpetratori, ma anche sull'influenza del fattore generazionale. In questo libro vengono indicati degli elementi molto interessanti su quella che è la partizione generazionale, insomma ci sono tre gruppi che Amedeo indica, e più in generale un grande lavoro anche sulle biografie. Quindi questo, ad esempio, in alcuni casi si tratta di documentazione del tutto nuova, del tutto originale, quasi mai indagata. Ad esempio, ricordo le carte del personale fuori servizio, che è un fondo pressoché inesplorato del Ministero dell'Interno presso l'Archivio Centrale dello Stato. Quindi questo lo trovo davvero molto interessante, perché ci sono tutta una serie di indicazioni anche sulle grandi opportunità che la documentazione può ancora riservare. Ad esempio, in un altro momento del libro viene sottolineata l'assenza di vere ricerche sui questori e sui prefetti, quindi anche questo, o se non vorrei sbagliare, sulla Guardia di Finanza. Quindi tutta una serie davvero di anche organismi che compongono un quadro molto, diciamo, denso di personale e di funzionari che lavorano nel quadro della persecuzione sotto diversi livelli. Poi, dal punto di vista più concreto della ricerca, è una ricerca che parte da quattro grandi città, che sono Roma, Milano, Torino, Genova, per poi ampliare lo studio ad altre zone. Quindi ci sono anche Firenze, Bologna, c'è la Trieste senza la Repubblica Sociale, c'è Como e Varese per il problema della fuga e degli ebrei. Quindi è anche questo è un territorio davvero molto, molto rilevante. Che cosa emerge da questa ricerca? E poi, insomma, sarà Amedeo a dirci un po' anche quali sono i risultati che ritiene di aver raggiunto. Allora, ne emerge una, e questo davvero è stato interessante, ne emerge la realtà di una rete di poliziotti e spie molto estesa, ramificata, capillare, soprattutto per i grandi centri, ma la ricerca futura non potrà fare altro che completare, ampliare l'informazione e dunque spiegare ancora meglio la ramificazione, con decine di migliaia di reclute della Polizia Repubblicana. Amedeo ricorda che solo a Roma sono oltre 5.000, con decine di migliaia di appartenenti alla Guardia Nazionale Repubblicana, il calcolo è di oltre 100.000 se non erro, e poi ancora di brigatisti neri, di guardie di finanza, appartenenti alle bande. Ho imparato moltissimo sulla questione delle bande. Noi abbiamo anche questo luogo comune delle bande, e poi invece si tratta anche di entrare proprio nel merito, di capire esattamente che cosa significa bande. Questi sono organismi specializzati che si specializzano nella ricerca. Sono rimasta molto colpita dal comprendere che si tratta di vere e proprie quasi agenzie investigative, di compagnie di ventura. Insomma, ci sarebbero tanti modi per definire questa pluralità di organismi che abbiamo definito comunemente, che sono stati definiti comunemente come bande. Non tutti sono degli antisemiti fanatici,
ma, e qui cito Amedeo, ma comunque tutti i funzionari che se si imbattevano in un ebreo durante un controllo casuale dei documenti o durante un rastrellamento avrebbero dovuto rastrellarlo e consegnarlo ai propri superiori, quindi fanno parte di un sistema. E peraltro, insomma, ci sono anche tante cose in questo libro, adesso io ne indico soltanto alcune, poi do la parola a Mirko. Si toccano anche altri problemi, ad esempio quello delle reazioni o strategie di sopravvivenza, e qui introduco un tema che poi avremo modo di sviluppare con il libro di Daniele Susini, quindi quali sono le reazioni e strategie di sopravvivenza, il più delle volte il tentativo dell'espatrio o comunque la fuga, dove la parola fuga significa davvero molto, verso nord, qualche volta anche verso sud, senza grande successo, più raramente quindi verso sud oppure verso luoghi isolati, spesso la montagna. Io vengo da una zona che è il Frignano, insomma la mia famiglia materna è del Frignano, dove ad esempio la fuga in montagna e il soccorso è un dato abbastanza rilevante. Insomma, nel paese di mia madre, ad esempio, c'erano delle persone in fuga. E dunque, da tutti coloro che sono dell'Appennino, insomma, sono dati abbastanza familiari. E infine, l'ultima cosa che vorrei aggiungere è che mi ha molto colpito il richiamo al caso di Olevano Romano, quindi è un piccolo diciamo dato sulle tantissime, è un libro davvero molto molto ricco di informazioni, molto dettagliato, minuzioso, che scava, e quindi il caso di Olevano Romano perché è un piccolo paese a pochi chilometri da Roma dove più di 60 ebrei vengono accolti e protetti dall'intera popolazione. Allora, qui mi sono chiesta, riguardo alla questione del soccorso, se c'è questa, diciamo, io non so come avvenga questo caso, insomma, così particolare e anche significativo dal punto di vista quantitativo, quindi è una popolazione che peraltro è guidata dal sacerdote e diciamo c'è anche questa coinvolgimento, insomma, e forse anche questa guida, non conosco esattamente il caso. E allora mi sono chiesta se ci siano state delle reti, vale dire se dal basso si sono create in qualche modo delle reti di soccorso, se questa potrebbe essere chiamata una sorta di rete di soccorso, perché la presenza di una parte significativa della comunità, visto che si tratta davvero di un centro molto molto piccolo, diciamo mi ha molto incuriosito. Quindi questa è una domanda, è una piccola domanda, insomma, che volevo rivolgere a Amedeo. Poi adesso do la parola a Mirko. No, ma direi di sentire Amedeo e poi io faccio la domanda a Daniele. Va bene. Beh, grazie mille, grazie all'Istituto per averci invitato, grazie al motociclista che è passato qua dietro, non so se l'avete sentito, e grazie a Torella per la bellissima introduzione. Ringrazio veramente molto per le parole che ha speso per la mia ricerca. È una ricerca che appunto è un inizio, in realtà, una ricerca che si può andare avanti all'infinito, perché i casi sono tantissimi, le storie sono tante. Proprio oggi pomeriggio parlavo con una nostra anziana amica della comunità ebraica di Roma che mi è venuta a parlare di una storia che lei sta ricostruendo della sua famiglia, mi sta parlando che forse ha trovato il delatore di suo padre, tanto per dirne una, cioè continuano a venire storie. Ed è molto complicato tirarle fuori, perché alle volte mancavano le denunce, alle volte il processo non va a finir bene, cioè non parte proprio il processo. Alle volte i processi sono processi civili, cioè dopo l'amnistia si fa un processo, si fa una denuncia per furto, perché il reato di delazione è un reato politico e quindi è già stato amnistiato, per cui chi invece è stato le vittime comunque vanno avanti per avere giustizia e denunciano i delatori perché gli hanno saccheggiato la casa. Questo vuol dire andarsi a vedere i tribunali civili, che sono ancora più complicati che rispetto ai tribunali penali, cioè le condizioni degli archivi sono molto complicate, e per cui è veramente un disastro. Cioè, io ho trovato dei processi interessantissimi per caso, cioè, andando a vedermi i tribunali civili, perché mi era capitato un inventario mal fatto è venuto fuori un nome ebraico, sono andato a cercarmelo e ho visto che era è proprio assolutamente un tipico processo per delazione, in realtà.
Per cui è molto complicato e molto io avrei diciamo potuto approfondire anche di più ad esempio gli archivi tedeschi. Ci sono tutte le autobiografie dell'SS che sono al Bundesarchiv a Berlino e non ho avuto tempo e le risorse, diciamo così, per fare tutta questa ricerca, ma queste persone molto probabilmente hanno dei, come dire, delle autobiografie, per cui sarebbe estremamente interessante continuare questo tipo di ricerche. Sarebbe molto bello, io adesso mi sto occupando della Francia di Vichy perché mi piacerebbe fare una storia comparata e mi sto accorgendo che comparando si capiscono moltissime cose, perché c'è un libro straordinario che si chiama Denunciation and Rescue di Wolfgang Zeibel, che avrei dovuto utilizzare prima, oggettivamente, che racconta come funziona tutto il sistema di contrattazione tra gli occupanti e gli occupati. Cioè non è mai un'imposizione dei nazisti. C'è l'imposizione dei nazisti, ma i nazisti cercano di fare delle loro strategie, cercano di mettere in campo le loro strategie e gli occupati mettono a loro volta in campo delle strategie per accettare o non accettare determinate imposizioni. E questo è molto interessante perché permette di capire come una persona come Dannecker, che aveva già lavorato in Francia, poi porta determinate esperienze anche in Italia. Ed è molto interessante capire appunto attraverso le biografie di questi specialisti che esperienze hanno avuto prima e quali esperienze poi portano in Italia. E quello che viene fuori è che l'Italia, dal punto di vista dei tedeschi, è un posto importante, anche se gli ebrei sono pochi, ma evidentemente ci tengono, diciamo così, a sterminare gli ebrei italiani, perché mandano la crema della crema, cioè mandano quelli bravi, mandano gente che appunto ha esperienze importanti, mandano Christian Wirth, mandano Dilo Globocnik, Franz Stangl, Boia di Treblinka, Theodor Dannecker, Bossammer, insomma gente importante. La cosa che mi ha molto interessato è che poi invece sul campo, quelli che devono mettere in campo queste strategie dirette dall'alto, ognuno fa come gli pare, nel senso che il sistema tedesco prevede grande autonomia dei subordinati, per cui ogni comandante di ogni comando tedesco locale fa una sua strategia, attua una sua strategia. Per cui a Roma, a Genova, a Torino, a Milano, ognuno mette in campo la sua strategia. Quello che mi ha sorpreso più di tutti è che a Roma Kappler appalta, diciamo così, il problema ebraico alle bande. E a Roma è l'unico caso che ho trovato in Italia dove ci sono proprio queste agenzie investigative che si specializzano negli ebrei e che sono volontari, che lavorano per i nazisti. Sono tutti volontari, questo va sottolineato. La polizia è comandata, per cui i poliziotti lavorano chi bene, chi male, certo, tenendo conto che bene e male hanno un significato contrario, diciamo, lavorano bene quando arrestano gli ebrei, lavorano male quando li lasciano andare. Questi banditi, diciamo così, sono delle persone che si specializzano. Attualmente ho scoperto che c'era una banda del genere anche a Genova, che non mi era sfuggita, sinceramente. Ho trovato un altro processo anche lì, però è l'unico caso. E nel caso di Roma è uno dei pochissimi casi in Europa, perché l'unico caso che ho trovato per il momento studiato a livello europeo è una banda olandese che si chiama la Colonna Hennaike, che ad Amsterdam nell'estate del 1944 arresta circa 400-450 ebrei. Ma è l'unico caso. Poi, ovviamente, purtroppo la bibliografia sulla Polonia, ad esempio, è abbastanza scarsa, in una lingua a me conosciuta. Probabilmente ci sono tantissimi studi in polacco, ma io purtroppo il polacco non lo leggo. Però quello che ho visto dalla bibliografia inglese, francese e tedesca sulla Polonia, ci sono studi sui casi locali, ma non ho mai trovato citato una banda del genere. Questo è veramente molto strano. E sicuramente c'erano, sappiamo che intorno ai ghetti c'era una marea di gente che guadagnava facendo mercato nero con gli ebrei, denunciando gli ebrei che scappavano, però non ho ancora mai trovato nessuno studio su strutture organizzate, su proprio gruppi che si organizzassero. È probabile che ce ne fossero, però di studi non ne ho ancora trovato. Le reti di protezione sono molto interessanti, perché il caso di Olevano Romano è molto strano, perché questi ebrei vengono portati a Olevano da una spia dei nazisti. Cioè un italiano, un amico intimo di Kappler,
che dopo la liberazione di Roma deve scappare al nord perché lo vogliono ammazzare, prende la macchina del comando nazista, ci carica sugli ebrei e con le brave bandierine, con la svastica e le rune, carica questi ebrei e li porta a Olevano Romano, dove vengono nascosti in varie case. Una delle case dove sono nascosti, ci sono andato, è sopra il comando nazista locale, cioè sopra c'erano gli ebrei, sotto c'erano i tedeschi, e riescono a rimanere lì finché dei fascisti locali non portano i nazisti a arrestarli, e ne arrestano, riescono a arrestarne, mi sembra, 6 Olevano. Ma è tutto il paese, mi hanno raccontato, sono andato lì, purtroppo i testimoni sono sempre di meno e soprattutto non parlano volentieri, molto stranamente, non parlano volentieri di questa storia. Però lo sapevano tutti, cioè tutti sapevano tutto. E tutti stanno zitti e tutti li danno da mangiare, ad esempio, tutti li aiutano, perché questi ebrei non sono ebrei di piazza, come si dicono a Roma, cioè ebrei dell'antico ghetto, per cui ebrei poveri, gente che era scappata con poco più che i loro vestiti. E se riescono a rimanere per mesi, vuol dire che la gente li dà da mangiare. Chi si è salvato molto spesso, si è salvato proprio perché, diciamo così, la gente più povera li ha aiutati. Come dicevano in Olanda gli ebrei, quando scappi, i poveri ti danno un alloggio, i ricchi ti danno un indirizzo. Nel senso, vai là, poi ci pensa lui, e se ne lavavano un po' le mani. Io mi fermerei qui per il momento, perché non vorrei levare troppo spazio anche a Daniele. Grazie. Grazie Amedeo. Devo dire anch'io che ho ricavato dal tuo libro notevoli stimoli. Ti farò una domanda dopo sul tema delle fonti, ritornerò anch'io, ma prima volevo introdurre anche Daniele Sussidi e il suo volume sulla resistenza ebraica in Europa, edito da Donzelli, dicendo che tra questi due libri, tra i quali ovviamente ci sono notevoli differenze, quello di Osti Guerrazzi, come abbiamo sentito, è un libro molto basato sulle fonti primarie, mentre il lavoro di Daniele è più centrato su quelle secondarie. Uno si occupa dei perpetratori, l'altro fondamentalmente del mondo, concentra la sua attenzione sull'Italia, l'altro ha un respiro europeo. Tuttavia ci sono anche notevoli somiglianze, a mio parere. Ne cito tre che mi sembrano importanti, su cui magari possiamo ritornare. La prima riguarda il fatto che questi due volumi ci aiutano, nel loro complesso, a capire l'eccezionalità e anche la complessità del fenomeno Shoah. Potrebbe sembrare che non ce ne sia bisogno, potrebbe sembrare che nella memoria pubblica europea questo sia ormai un tema consolidato, invece, come sappiamo, purtroppo non è così, e quindi credo sia particolarmente importante avere a disposizione volumi come questi, che ci consentono di ricostruire, appunto, al di là degli schematismi interpretativi, la complessità di questo fenomeno. Questo mi sembra un elemento molto importante. Devo dire che questo si gioca anche attraverso un rapporto tra la dimensione locale e quella internazionale, sovranazionale, cioè sono due libri che chiaramente hanno un'attenzione per l'Italia, più evidente di quello di Amedeo Osti Guerrazzi, ma ci fanno capire che il fenomeno è comprensibile solo se guardato nel suo complesso europeo. Anche il libro di Amedeo ha in realtà, appunto, continui riferimenti agli scenari diversi da quello italiano, e soprattutto se studiato nella sua dimensione locale, perché le fonti dimostrano come le direttive dal centro vengono poi diversamente applicate nel dettaglio. Quindi sono libri che parlano, come diceva già Antonella, di persone e di luoghi. Persone e luoghi sono secondo me centrali in entrambi questi volumi. Anche nel caso di Daniele Sussini studiamo le diverse comunità ebraiche, le loro reazioni alle diverse persecuzioni, alcune vicende individuali, familiari, comunitarie, molto interessanti. Credo che, diciamo, appunto, questi siano i principali elementi che accomunano questi due lavori e che quindi ci permettono, direi, una presentazione incrociata. Prendo il libro di Daniele, direi che questo libro innanzitutto è un libro di Daniele Sussini, ovviamente, ma è un libro abbastanza corale, perché contiene anche due prefazioni, addirittura una di Massimo Castoldi e una di Laura Fontana, una postfazione di Alberto Cavaglion, e quindi c'è un dialogo anche tra questi autori e il testo di Daniele che mi sembra molto fecondo.
Il lavoro si articola in tre parti e studia in primo luogo la questione, diciamo così, degli ebrei come vittime della Shoah in Europa, il concetto di vittima nella storiografia e anche nella riflessione pubblica europea degli ultimi 30 anni. C'è poi un lungo capitolo sulle modalità di reazione, di risposta delle comunità e delle personalità ebraiche alla persecuzione e infine un capitolo sulle specificità della resistenza ebraica italiana. Nel merito torneremo dopo. Io vorrei fare inizialmente a Daniele due domande che riprendono due questioni che si trovano anche nel libro di Amedeo, quindi vorrei proprio utilizzare questo spazio. La prima questione che mi sembra molto importante riguarda la consapevolezza che avevano persone e comunità ebraiche di quello che stava succedendo. Questo è un tema a cui accenna particolarmente Laura nella sua prefazione, ma che ritorna anche dopo, cioè nel giudizio a posteriori su quello che è successo, molto pesa una pregiudiziale che dimentica quella che era la consapevolezza di quello che stava accadendo. Un tema che è anche molto forte nel libro di Amedeo, che ci racconta quanto invece fossero consapevoli i carnefici italiani di quello che stava succedendo. Quindi la mia prima domanda, Daniele, riguarda appunto la consapevolezza. Il secondo elemento è in quel titolo che anche questo ritorna in entrambi i volumi, cioè come pecore al macello. La rappresentazione degli ebrei europei come pecore al macello si dimostra quanto mai impropria nel libro di Daniele Susini, che ci dimostra quante e quali fossero le forme di risposta alla persecuzione, anche di negoziazione con la persecuzione, le persone comunità che si sviluppa nel corso della Shoah. Vi chiederei perché questa espressione è assolutamente da superare. Grazie Mirko, grazie Antonella, grazie all'Istituto Parri per questo prestigioso invito di poter parlare del mio libro qui con voi, grazie anche di condividere questa cosa insieme ad Amedeo. E, allora, per quanto riguarda la prima domanda, credo che sia importante riflettere perché come dire, questa domanda ci aiuta a comprendere quello che è spesso il punto di vista sbagliato di molte persone. Cosa voglio dire? Noi ragioniamo molto spesso con il segno di poi, avendo le consapevolezze che abbiamo dopo 70 anni, 80 anni di studi, di ricerca, di conoscenza, ma gli ebrei naturalmente queste chiarezze, queste consapevolezze non ce le avevano, e soprattutto il crimine del genocidio, che oggi diciamo conosciamo abbastanza bene, e quella volta era un crimine praticamente sconosciuto, tranne che a pochissimi giuristi internazionali. E quindi gli ebrei erano totalmente spaesati, e credo che su questo tema le migliori parole le abbia spese Georges Bensoussan, ragionando, grande storico francese, ragionando su conoscenza, riflettendo su cos'è la conoscenza, cioè il conoscere strutturato, invece, come dire, il sentito dire, no? Di queste persone, perché appunto tutto quello che leggevano era, come dire, inverosimile, cioè non riusciva a essere percepito spesso come concreto. Quindi gli ebrei sono arrivati alla comprensione vera e propria, come dire, solo molto spesso o davanti al plotone di esecuzione o prima di essere caricati sui carri bestiame per i campi di sterminio. Ed è stato, e qui naturalmente poi storicizzando viene fuori anche alcuni elementi, come comunque le voci distorte, le voci di propaganda della prima guerra mondiale comunque avevano influenzato negativamente, cioè nel senso che queste false propagande erano state utilizzate abbondantemente sulla prima guerra mondiale, quindi molti ebrei non gli avevano dato peso, e quindi è stato
un, come dire, è stata un percorso di, come dire, di presa di coscienza che molto spesso è arrivato molto tardi. C'è una testimonianza che io riporto di una fuggita dal di un'ebrea che era riuscita a fuggire da Ponari, da dove venivano uccisi gli ebrei del ghetto di Vilnius, dove riesce a scappare, cerca di andare e ritornare in città per avvertire gli ebrei di quello che stava accadendo e sostanzialmente gli dicono: perché ci impaurisci, perché ci porti queste notizie già che siamo in una situazione così, così tremenda. Quindi, come dire, vediamo come poi questa, c'è tutta una, come dicevi giustamente nella tua introduzione, Mirko, c'è tutta una dimensione personale, intima delle persone, di come affrontano questo macro crimine, che molto spesso noi, diciamo, anche a volte la storiografia spesso non è riuscita a mettere in contatto, e quindi molte volte ancora, soprattutto la comunicazione non specializzata tende a, come dire, a delle semplificazioni, delle banalizzazioni, mentre invece è un ragionamento, se uno si ferma minimamente a ragionare, molto, come dire, molto spontaneo, molto semplice. Oggi noi abbiamo tutte le consapevolezze, all'epoca gli ebrei naturalmente non ne avevano, e quindi, come dire, hanno, come dire, gestito, se non improvvisato, queste loro reazioni. La differenza in alcuni casi, quello che si è notato, naturalmente l'ha fatta un po' la preparazione, diciamo, politica, le avanguardie, cioè coloro che hanno passato prima questa soglia dalla conoscenza alla consapevolezza, sono state le avanguardie politiche, soprattutto i gruppi giovanili di sinistra, sionista, ma anche di destra, non solo, soprattutto loro, ma anche quelli di destra, che in qualche modo sono quelle che poi nell'ambito dei ghetti sono passate poi più in maniera più celere anche a proporre delle forme di resistenza armata, e non solo quella che poi penso scopriremo, quella che invece oggi noi chiamiamo resistenza sotto forma di Amidà, cioè resistenza civile, diciamo, resistenze, le varie forme di resistenza non violenta che vengono messe in atto nei ghetti. E quindi, ecco, sono loro che hanno, sono questi gruppi giovanili che si contrappongono alle elite che invece componevano gli Juderat, diciamo i giovani contro le elite degli anziani, che invece loro erano più per la salvezza tramite il lavoro coatto, quindi rendersi importanti. Qui il caso supremo è soprattutto quello del ghetto di Lodz, che appunto addirittura riesce ad arrivare fino all'estate del 44, perché appunto, diciamo, si rende, ma è solo per motivi di guerra, ma comunque loro si rendono, diciamo, utili fino a quel momento lì, dopo verranno anche loro uccisi ad Auschwitz. Questo come prima domanda per quanto riguarda la consapevolezza, che secondo me è molto importante, un aspetto che dovrebbero soprattutto affrontare gli insegnanti nei confronti dei ragazzi, che sono quelli che rimangono più spaesati di fronte, come dire, a quella che viene ancora in gran parte del senso comune percepita come una mancata reazione degli ebrei. L'altra domanda è che mi fai su come pecore è portata al macello. Come pecore è portata al macello, per chi non lo sapesse, è una frase scritta dal grande comandante partigiano Abak Hoffner in un volantino distribuito. Le fonti differiscono, c'è chi dice la festa di Capodanno, c'è chi dice un assembramento qualsiasi, la notte del 31 dicembre 1941 nel ghetto di Vilnius, dove appunto Abak Hoffner, partecipante, attivista di questi gruppi sionisti di sinistra, sostanzialmente dove erano già avvenuti le grandi fucilazioni, in quel momento erano rimasti non più di 20.000 ebrei su un totale di oltre 80.000 nel ghetto di Vilnius,
E Abak Hoffner, in questo volantino rimasto nella storia, appunto tra le tante frasi c'era questo incitamento del non facciamoci portare, cioè era non ci faremo portare al macello come, come pecore. E invece questa frase, che era un incitamento alla rivolta, invece è passato poi alla storia nell'immediato dopoguerra come forse la più importante prova del mito della passività ebraica. Questo perché, schiacciato dalle rappresentazioni iconografiche, dai resoconti, anche dalla volontà degli alleati di, dimostrare il mostro, cioè cosa aveva realizzato la Germania nazista in giro per l'Europa, soprattutto con gli ebrei, mettere assieme le parole resistenza ebrei era praticamente impossibile, quindi questa frase è stata presa come un giudizio di questo grande capo partigiano che, a proposito di biografie, perché molto spesso anche Abak Hoffner viene studiato nel periodo, europeo, nel senso quando era partigiano a Vilnius, aggiungendo eventualmente il momento della testimonianza al processo Eichmann, ma invece c'è ben altro. Io nel mio libro cerco di andare un po' oltre, cioè nel senso spiego anche perché è importante come biografia di partigiano, cioè lui arriva e riesce quasi a mettere in pratica l'assassinio di un intero campo di prigionieri, di gerarchi, di ufficiali tedeschi in Germania, cercando di avvelenare le riserve idriche. Quindi una persona che ha una mentalità, una persona che una biografia veramente interessante. Vilnius è un caso studio veramente importante. Quindi, ritornando comunque alla tua domanda, Mirko, è proprio questa frase viene storpiata, viene ribaltata nel senso e diventa la prima e forse prova più importante di questo mito della passività ebraica. Quindi qui naturalmente il mito della passività ebraica è il centro della mia riflessione per quanto riguarda sia i ritardi sia le politicizzazioni del tema resistenza ebraica, che causano un cortocircuito, una sorta di un cortocircuito generale sul tema, che viene solo sbrogliato partendo dal processo Eichmann e circa una decina di anni dopo con i primi studi sugli Judenrat e poi successivamente con la grande la grande lettura storica di Ehuda Bauer, che il grande storico israeliano, che riprende il tema della Midah, di questa resistenza civile, e lo sistematizza, lo struttura e lo porta fino a oggi. Quindi oggi tutti gli studi sulla resistenza ebraica, più recenti gli studi della resistenza ebraica, studi che sono nordamericani, israeliani principal modo, probabilmente dopo ci sono anche varie traduzioni anche in altre lingue, ma principalmente sono queste due scuole, e assolutamente sono tutti debitori di questa nuova interpretazione di Ehuda Bauer, che rinnova e evolve il senso di resistenza e di resistente in chiave ebraica. Ecco. Ehuda Bauer, Abak Hoffner, questo è il senso di questa frase, che naturalmente parte come incitamento alla rivolta, ma diventa poi invece una sorta di giudizio che viene applicato sugli ebrei. E qui concludo: la rappresentazione plastica di questa schizofrenia, di situazione e di politicizzazione, è ben rappresentata dal monumento dei caduti del ghetto a Varsavia, dove tutti gli anni si celebra l'importante ricorrenza delle due facce. C'è la faccia principale, di quella che da dentro la piazza ci sono i combattenti del ghetto, cioè i partigiani della rivolta del ghetto di Varsavia, e dall'altra parte della facciata, in quella esterna, ci sono gli anziani, i vecchi, i bambini con i simboli religiosi avviati appunto verso Treblinka. È lì è stato per tanti anni
Qual è stata la reazione del popolo ebraico in questo dualismo? Grazie Daniele per questo primo intervento. Passo quindi a sollecitare Amedeo su due punti. Uno già indicato da Antonella, cioè la questione delle fonti. Come si diceva, sono qui una grande pluralità di fonti, molto utile per lo studioso, anche per ulteriori ricerche. E io vorrei fare un particolare riferimento, visto che insomma, so della tua esperienza in questo campo, anche con il nostro istituto, vorrei chiederti delle numerosi riferimenti che fai e dell'utilità che attribuisci per lo storico contemporaneista alle fonti digitalizzate, in particolare ai grandi database recenti diversi, italiani e internazionali. Questa è una prima domanda. E l'altra domanda invece riguarda il merito della ricerca, ovviamente la ricerca sui perpetratori italiani della Shoah negli ultimi anni ha fatto notevoli passi avanti con i lavori di Simone Levi Sullam, Matteo Stefanoli, che tu citi. E qui però abbiamo una sistematizzazione davvero significativa, in particolare per semplificare, ma insomma per consentire anche al pubblico di apprezzare l'articolazione delle tue argomentazioni, vorrei che ci parlassi un po' delle responsabilità che possiamo collocare grosso modo a tre livelli, quindi responsabilità dei decisori, dei leader, Mussolini e i principali ministri della Repubblica Sociale, le responsabilità appunto dei funzionari della polizia e delle diverse bande, ma anche le responsabilità dei cittadini comuni nello svolgimento di questo crimine. Insomma, belle domande. Allora mettetevi comodi perché cercherò di essere sintetico il più possibile. Io le fonti giudiziarie sono assolutamente straordinarie. Ripeto, io ho cercato di lavorare il più possibile su le fonti dei tribunali, delle corti d'assise straordinarie, che l'Istituto Nazionale ha un suo database, noi come fondazione abbiamo un nostro database in cui abbiamo digitato, più che digitalizzato, questi processi e sono stati di enorme utilità. E purtroppo c'è ancora tanto da fare, nel senso che molti di questi sentenze, ad esempio, a parte il fatto che bisognerebbe proprio studiare tutto il processo, ma qui ci vorrebbe un team piuttosto grosso di ricercatori, non soltanto le sentenze. Molte sentenze sono scritte a mano, per cui diventa estremamente complicato digitarle. Diventa veramente complesso digitarle, ci vuole un sacco di tempo, ci vuole gente che lo sappia interpretare. E ci sono un sacco di fonti che mancano, che andrebbero studiate, i tribunali militari. Cioè, moltissime di questi funzionari erano militari. I carabinieri, ad esempio, seppur inquadrati nel GNR, venivano processati poi da tribunali militari. E i tribunali militari sono di difficile accesso, di difficile consultazione. Ci vorrebbe uno studio enorme su questo aspetto. Cioè, bisognerebbe ancora lavorare veramente tanto. Per quanto riguarda le responsabilità, diciamo che la responsabilità di Mussolini è evidente. Secondo me è stato estremamente utile quel database che ha fatto l'Istituto Storico Germanico sulle udienze di Mussolini. Perché attraverso le udienze di Mussolini si è potuto capire chi incontrava quando. E ad esempio lui il 15 ottobre del 1943, cioè il giorno prima della razzia del 16 ottobre a Roma, lui incontra Karl Wolff, Guido Buffarini Guidi e Bellhausen, che è il console tedesco a Roma, che è contrario alla deportazione. E Bellhausen va due volte a Garniano, una volta il 15 ottobre, l'altra volta mi sembra a marzo dell'anno successivo, per cui è evidentemente andato lì per parlare di quella cosa. E evidentemente Mussolini fa orecchio da mercante e non ne parla. E la cosa strana è che di Mussolini ne parla soltanto il libro di Monica Fioravanzo, che è l'unica che dice qualcosa sulle responsabilità di Mussolini rispetto alla deportazione degli ebrei italiani. È dato per scontato. In realtà Mussolini è il decisionista, è quello che prende le decisioni. Studiando le udienze di Mussolini si scopre che Preziosi non ha alcun ruolo nella creazione della legislazione antiebraica, perché non viene quasi mai... non ha quasi mai udienza presso Mussolini fino al 1944 inoltrato, quando ormai la legislazione è già andata avanti. Insomma, questi database, secondo me, queste fonti digitali sono fondamentali per incrociare dati, che sarebbe difficilissimo ottenere in altro modo,
e permettono di avere una visione molto più ampia e molto più approfondita di quelle che di qualsiasi argomento uno voglia studiare. Cioè, è sicuramente l'uovo di Colombo, però secondo me bisogna assolutamente andare avanti nella digitalizzazione, nel mettere a disposizione degli studiosi queste fonti. I funzionari fascisti hanno delle enormi responsabilità ed è, diciamo così, più si va in alto e più queste persone sapevano, più queste persone sono coinvolte e più queste persone si comportano da veri e propri criminali. In particolare i questori e i prefetti che vengono inseriti da Mussolini nel corso della vicenda della Repubblica Sociale Italiana a partire dal 1944, questi funzionari sono funzionari politici. Tutti i vecchi ex funzionari, che erano ancora alcuni badogliani addirittura, vengono mandati via e vengono mandati dei funzionari politici. Questi funzionari politici sono antisemiti, cioè mettono in pratica quelle che sono le richieste dei nazisti e gli ordini di Mussolini stesso. I cittadini comuni, qui è molto complicato perché ovviamente per mancanza di, come dire, di molte fonti, vi dicevo che a Levano Romano molta gente non parlava, cioè persone che avrebbero avuto tutti, come dire, i diritti di raccontare delle storie molto belle e non hanno preferito non parlare. Ma non è soltanto questo, è il fatto che moltissime persone non avevano più pallida idea di cosa fosse un ebreo, secondo me. Cioè, noi abbiamo un'immagine molto ebreocentrica, giustamente, perché la Shoah è evento centrale dell'identità europea. Nel 1944 gli ebrei in Italia erano 42.000, nei piccoli paesi del centro-sud, ad esempio, ma chi mai ne avrebbe mai visto uno? Cioè, avevano l'unica esperienza che avevano di ebraismo, erano o la preghiera del Venerdì Santo, quando si pregava per i perfidi giudei, o qualcosa che raccontava il prete in chiesa. Non avevano proprio idea di cosa fosse un ebreo. Ovviamente a Trieste e a Roma la cosa cambia. Quello che secondo me è venuto fuori in generale una storia estremamente italiana, nel senso che ho visto, letto, mi hanno raccontato episodi di straordinaria generosità da parte delle persone che conoscevano personalmente questi ebrei. Chi non li conosceva ha semplicemente ignorato il problema, non era un problema loro, come si dice a Roma, non gliene fregava assolutamente niente, la stragrande maggioranza dei cittadini, a mio modesto parere. E purtroppo questa indifferenza ha portato poi anche alla facilità con cui nessuno si è opposto, oggettivamente. Cioè non c'è stata una reazione, ma neanche della resistenza italiana, fino al 44 inoltrato, per fermare la Shoah. Non era un problema, cioè non era un problema visto, come dire, dalla popolazione italiana. E quindi questo la dice lunga anche sul mito degli italiani molto generosi e molto brava gente, di cui Filippo Focardi potrebbe parlarci anche lui per svariate ore, ma io mi fermerei qui adesso. Prendo io allora la parola e sostituisco Mirko, che peraltro aveva un'urgenza, quindi lo vedete, un'urgenza familiare, quindi lo vedete camminare, credo, in stazione a Milano per una emergenza. Allora, e quindi riprendo la parola perché vorrei insomma discutere anche il libro di Daniele Susini, poi magari Filippo come direttore scientifico del Parri farai tu gli onori di casa, d'accordo? Allora, dicevo, vorrei parlare anche di questo bel libro di Daniele Susini, perché è un libro diverso dal punto di vista, insomma, della sua organizzazione, della sua struttura, si basa su fonti diverse, ma è un libro importante perché affronta un tema che è tornato, diciamo, ad essere all'ordine del giorno, insomma, da un paio di decenni. Questo lo dico, insomma, come studiosa dell'Europa orientale, quindi come persona che si è interessata alla questione della resistenza ebraica in quel territorio. E dunque la resistenza degli ebrei, qui già pongo una prima domanda a Daniele, vale dire che per me è sempre stato molto complesso distinguere fra resistenza ebraica e resistenza degli ebrei. Questa è, diciamo, una differenza sulla quale ha fatto qualche cenno tanto tempo fa Michael Marrus, ma ancora oggi faccio abbastanza fatica, visto che tu ti sei occupato anche, dedichi un capitolo al caso italiano, quindi mi piacerebbe, insomma, sentire un po' la tua opinione, se è una
diciamo, differenza legittima oppure no, che cosa ne pensi. Quindi la resistenza, comunque la resistenza ebraica o resistenza degli ebrei, sono due cose probabilmente diverse, ma ancora non ho ben concettualizzato la questione. Dunque è un tema che è oggetto sicuramente di un grande investimento e rinnovamento, negli ultimi due decenni soprattutto, e dunque il grande merito della ricerca molto documentata di Daniele Susini è quello di fare il punto sulla situazione della ricerca e anche di porre al centro dell'analisi la nozione stessa di resistenza ebraica. Quindi questa è la ragione principale per la quale l'ho letto con così tanto interesse, perché è una nozione che ha avuto una evoluzione molto complessa, è molto complessa nella storiografia ed è peraltro una evoluzione complessa anche perché la lettura ha spesso travalicato i confini stessi del dibattito puramente accademico, puramente storiografico. Vale a dire che ci sono delle ricadute di natura polemica, di natura emotiva, e qui anche oggi, e questa sarà la mia domanda alla fine di questo brevissimo intervento, e per sottolineare anche fino a che punto sia mutata nel corso del tempo questa, il modo in cui concepiamo, recepiamo questa nozione, mi pare utile riprendere proprio le definizioni di Yehuda Bauer, no? Che lo ricordava Daniele, è davvero uno studioso che dobbiamo porre al centro, insomma, di questa riflessione, e qui mi piace ricordare, perché mi avevano colpito a suo tempo, una definizione che Bauer dà nel 79, vale a dire quando ancora la ricerca non è così anche importante anche dal punto di vista documentario come oggi, dopo l'apertura di tanti nuovi archivi eccetera. E allora Bauer la definiva in questo modo la resistenza ebraica: ogni azione collettiva, e sottolineo la parola collettiva, intrapresa consapevolmente per opporsi a ogni legge, azione o intenzione conosciuta o presunta degli tedeschi o dei loro collaboratori e diretta contro gli ebrei. Lo stesso Bauer però nel 2001, e poi si potrebbero, insomma, Daniele lo conosce molto meglio di me ormai, e quindi si potrebbero davvero aggiungere molte altre definizioni, però già nel 2001 Bauer cosa faceva? Faceva, diciamo, una correzione su se stesso, no? In questo libro importante che tu citi molto spesso, vale a dire che dichiarava: non sono così più certo della validità di questa definizione. Quindi faceva un'autocritica, vale a dire, perché questa definizione, scriveva, non tiene conto degli atti di resistenza individuale, e qui sottolineo io individuale, armata o non armata, che esprimono ugualmente la volontà di alcuni settori o perlomeno di gruppi o comunità ebraiche. Quindi c'era questa transizione che, diciamo, è anche testimonia di un dibattito molto intenso e anche di polemiche anche molto intense. E dunque c'è quindi un passaggio, una transizione che probabilmente si consuma proprio diciamo dalla seconda metà degli anni 90, inizio degli anni 2000, fino, insomma, ad arrivare a questa nuova posizione. E dunque la ricerca di Daniele quindi entra nel merito di questo grande dibattito molto articolato, molto complesso, e il suo libro è molto articolato, e soprattutto si sofferma su alcuni elementi, insomma, fra i tanti alimenti, quelli che vorrei ricordare è il significato della resistenza nei ghetti, della resistenza partigiana, perché c'è una parte importante anche sulla resistenza partigiana, e questo è un grande problema ancora oggi. Vale dire che oggi, a mio avviso, questo lo dirò soprattutto alla fine, ci sono delle forme di controlettura, non so come dire, di revisionismo storiografico che coinvolgono soprattutto alcuni paesi come i paesi baltici, ma anche la Polonia, e dunque di rimettere anche in discussione la stessa legittimità della resistenza armata da parte dei partigiani ebrei. E dunque fra le tante problematiche, insomma, che Daniele affronta, c'è ad esempio il contributo delle organizzazioni sioniste, che insomma trovo molto rilevanti, insomma, tutte le parti dedicate a questo, il tradimento ovviamente delle comunità da parte delle dirigenze ebraiche, dei consigli ebraici, la questione dell'accusa di passività rivolta alle vittime, eccetera. Poi l'altro aspetto che diciamo Daniele mette ben in evidenza, e secondo me è davvero un punto centrale, insomma, in questo dibattito e anche nella sua ricostruzione, è la comparsa alla fine degli anni 60, a partire dagli ambienti ebraici, di questa nozione, no?
più ampia, già più ampia, no, di quella della resistenza armata o della resistenza partigiana, vale a dire questa nozione sfumata, insomma anche questa complessa, ma molto inclusiva, molto più inclusiva che in passato, che è la nozione di Amidà, quindi una nozione che poi si impone abbastanza rapidamente negli studi sulla Shoah anche attraverso il contributo, come ricordava Daniele prima, di Bauer o di altri studiosi, soprattutto israeliani. Quindi un termine difficilmente traducibile, quindi accenno brevemente insomma alla questione dell'Amidà, difficilmente traducibile perché letteralmente significa esistenza, significa stabilità, indica comunque una posizione eretta, a me piace ricordarla soprattutto in questo modo, e quindi una resistenza al nemico non più limitata alla resistenza attiva, quindi, e non voglio chiamarla resistenza passiva, non dobbiamo più chiamarla resistenza passiva, quindi è una cosa diversa dalla resistenza attiva e che si estende ad ogni ambito di attività, che include non soltanto degli atti fisici, ma anche una resistenza spirituale, culturale, morale, insomma è stata definita in tanti modi, mentre esclude la questione della resistenza passiva. E qui, diciamo, anche Daniele vi accenna, io mi permetto di dire la mia sulla questione, io ad esempio sono convinta che il suicidio sia una forma di resistenza, e in alcuni particolari contesti, come quelli insomma di contesti estremi di tanti villaggi dell'Europa orientale, dove le comunità decidono collettivamente o anche talvolta individualmente, quindi io non faccio grandi differenze, comunque di darsi la morte come ultima forma estrema di non sottomissione al nemico, ai nemici al plurale, perché i nemici poi sono tanti, ci sono i tedeschi ma ci sono anche i non tedeschi nemici. E dunque è una forma comunque di non conformismo, utilizzerei anche questo termine di non conformismo ebraico, e dunque c'è un'evoluzione semantica insomma della nozione di resistenza che peraltro insomma anche su questo Daniele si sofferma, insomma diciamo io lo trovo davvero al cuore del suo libro come problema, quindi c'è questa evoluzione di questa nozione che non avviene in modo indolore, non avviene in modo indolore, crea tante polemiche, insomma basti ricordare la posizione di Raoul Hilberg già nel 1966, insomma sono tutte cose su cui Daniele si sofferma. Poi allora, non ho detto, insomma, questo lo dico per chi ci ascolta, quale resistenza? Questa è una domanda, no, che Daniele si pone, quale resistenza? La fornitura clandestina di cibo all'interno dei ghetti, il contrabbando, il sacrificio di sé all'interno della famiglia per evitare, insomma, la fame, le attività culturali, educative, religiose, anche queste talvolta molto contestate. Daniele ricorda il caso, ad esempio, del fare teatro, è legittimo fare teatro e quindi avere anche delle forme di svago all'interno di una situazione estrema, insomma anche questo produceva molti scontri. Il lavoro compiuto dai medici, dagli infermieri, dagli educatori e da coloro che si occupavano delle cucine collettive, eccetera. Naturalmente anche la rivolta armata, la ribellione armata, come ad esempio nel caso dei ghetti, naturalmente ci dimostra in particolar modo il caso di Varsavia, ma come Daniele ben ricostruisce anche tante rivolte in tanti piccoli luoghi, in tanti piccoli ghetti che molto spesso non hanno filtrato insomma il muro del silenzio in tanti casi. Poi allora qui vorrei aggiungere un'altra cosa che ricostruisco un po' fra le tante cose che Daniele ci dice in questo libro, vale a dire che emergono tanti elementi per comprendere la differenza delle resistenze degli ebrei rispetto alla resistenza dei non ebrei. Quindi ci sono delle differenze. Ad esempio l'isolamento, c'è questo svantaggio fondamentale degli ebrei che è quello dell'isolamento o il fatto di essere all'interno di un luogo chiuso come un ghetto. Quindi questo cambia le condizioni della resistenza naturalmente. Poi i diversi obiettivi, quindi ci sono degli obiettivi molto diversi fra la resistenza ebraica e quella non ebraica,
e dunque la lotta per la sopravvivenza cambia le modalità della resistenza. Daniele, ad esempio, si sofferma sul caso dei fratelli Bielski o di altre formazioni partigiane nell'Europa orientale, che peraltro insomma creano dei veri e propri accampamenti familiari, proprio perché la resistenza comporta anche delle forme di diciamo di soccorso interno, vale dire che solo è il soccorso interno alla comunità o interno, insomma, che coinvolge persino le famiglie. E poi anche il fatto che certamente sulla resistenza ebraica c'è anche un dato della tradizione, c'è un'eredità culturale di carattere generazionale. Qui credo che in futuro ci saranno delle novità, penso ad esempio al fatto che stanno iniziando adesso un po' faticosamente, ma insomma ci sono degli studiosi, penso a una studiosa italiana che vive negli Stati Uniti, Elissa Benporad, che ha pubblicato di recente un bel libro sui pogromi e la calunnia del sangue in Russia, che viene tradotto, è stato tradotto di recente anche in lingua italiana. Ad esempio emerge la questione dei gruppi di autodifesa, anche in periodo diciamo pre 1905, insomma 1903, nei grandi pogromi di quegli anni, Kishinev e tanti pogromi di quegli anni, oppure durante la guerra civile dopo la rivoluzione bolscevica. Quindi questa diciamo ci saranno probabilmente anche altri nuovi contributi intorno proprio alle forme di contrasto davanti alla violenza. La domanda, insomma, è una domanda è una questione alla quale penso da diverso tempo, insomma, e non so rispondere, quindi chiedo a Daniele conforto. Allora, la domanda è questa: tu ricostruisci molto bene, insomma, tutto il problema della questione della passività, la questione dei luoghi comuni, degli stereotipi che hanno circolato anche per molto tempo e che in qualche modo ancora sopravvivono in alcuni casi. E io oggi mi interrogo molto sulle conseguenze di questi stereotipi oggi. Vale dire, non il fatto che ancora possa sopravvivere lo stereotipo, ma il fatto che questo stereotipo ha prodotto intanto delle forme di silenzio, non voglio dire di negazione, perché è un termine che non utilizzo in questi contesti, ma dunque di silenzio, di rimozione, che trovo particolarmente rilevanti per l'Europa orientale. E dunque mi chiedo oggi che cosa sta succedendo di fronte alla questione della rivolta, delle formazioni partigiane. Penso al fatto, ad esempio, che di recente, nel 2018, in Polonia sono state avviate da parte dell'Istituto Nazionale della Memoria, quindi un istituto governativo, delle ricerche per mettere in discussione il ruolo dei fratelli Bielski, vale a dire accusando i fratelli Bielski di violenza nei confronti della popolazione civile, in alcuni casi insomma di scontri che ci sono stati effettivamente all'interno della guerra, insomma condotta durante il conflitto mondiale. E già in passato, insomma, nel caso della Lituania c'era stata una pericolosissima scivolata, che era stata quella di mettere tentativo di mettere sotto processo Itzhakra Arad, quindi un ex presidente dello Yad Vashem, direttore dello Yad Vashem, giovane resistente in Lituania, e quindi con addirittura una richiesta di estradizione nei confronti di Israele, che non andò ovviamente a buon fine. Ma insomma, questo, diciamo, c'è un pericoloso, ci sono delle rigurgiti di carattere nazionalistico, e questo si sta traducendo anche ha degli effetti dal punto di vista delle revisioni storiografiche molto molto pericolose. Insomma, io non so che cosa succederà, ma certo questo lo pongo più che come domanda, come inquietudine, ecco. Quindi mi piacerebbe sapere anche che cosa ne pensi. Beh, ti ringrazio per la domanda sull'uso politico della storia, che adesso in Italia ci concentriamo soprattutto sul confine orientale e sui partigiani, sulle riletture della resistenza. E sull'est invece la situazione è ancora
più complicata e ancora più macroscopica, perché, come dire, non so, parlavi della Lituania, a Vilnius c'è il museo delle due occupazioni, quindi mettendo sullo stesso piano l'occupazione nazista con l'occupazione sovietica, quindi la situazione è enormemente complessa. Sicuramente in questa complessità la questione ebraica è sempre una questione assolutamente spinosa, perché per anni è stata tattuta, come ben sai, per una questione di nazionalismo, cioè non dovevo, erano cittadini sovietici, su tutte le lapidi, su tutte le targhe appariva cittadini sovietici e non appariva ebrei. E qui c'è l'ulteriore complessità del rapporto dei regimi dell'Est con l'ebraismo, perché, come dire, sono tutti rapporti complessi, cioè non ci sono chiaroscuri. In alcuni casi, naturalmente, ci sono state delle persecuzioni, in altri momenti delle difese, non sono percorsi lineari. Oggi, naturalmente, soprattutto nel caso polacco, che conosco un pochino meglio di tutti gli altri, sicuramente c'è un antisemitismo che di ritorno, che comunque è molto pesante, perché comunque, come dire, smontare la Shoah vuol dire rimettere in discussione tutta una serie di significati di politica contemporanea, perché poi non dimentichiamoci queste battaglie, io l'ho scritto varie volte, le battaglie, cioè si combatte sugli ieri, ma poi le conquiste devono essere sull'oggi, quindi sull'Europa, sui diritti, sui grandi temi su cui la politica si scalda anche in Italia, e quindi, come dire, è sempre un modo per picconare quelle grandi conquiste della guerra, che sono oggi rappresentate soprattutto in Europa. Gli ebrei, tutto questo, e la resistenza ebraica, naturalmente è un peso e una difficoltà, perché rappresentano comunque il genocidio degli ebrei, che oggi è, come dire, il perno centrale dell'identità europea, dei diritti. Ogni questione viene in maniera anche molto spesso, diciamo, un po' sgangherata, usando un termine colloquiale, però tutto viene paragonato alla Shoah, e quindi smontando quello si smontano il tema dei diritti. Quindi la battaglia contro gli ebrei è centrale. Ricordando una cosa che, per chi un po' l'Est lo conosce, io ho ricordo di quando sono andato la prima volta a Belzec, nel campo tra Belzec e Sobibor c'era un campo di transito dove di solito venivano, diciamo, momentaneamente, e dove, tra le altre cose, dove è passato Jankarski, che ha visto la situazione, che poi ha riportato nel suo viaggio negli Stati Uniti, che era questa, Jankarski era questo appartenente alla resistenza polacca, che ha, diciamo, portato a conoscenza dei governi esteri le prove del crimine. Questo villaggio, che era una sorta di serbatoio, era uno shtetl senza muri, senza niente, perché non sapevano dove andare. Se facciamo un banale conto, tra Sobibor e Belzec parliamo di 500.000 morti, che più o meno sono passati per questo paesino che si trova a metà strada tra quei due campi di sterminio. La targa presente nella piazza è quella dei caduti della prima guerra mondiale. Quindi l'omissione è enorme, quindi il difetto è naturalmente nella parte degli ebrei, della Shoah e della resistenza. Purtroppo c'è un'aggressione feroce, che è soprattutto contro gli storici, perché, come dire, i politici ne fanno una battaglia sterile, per cui gli attacchi sono soprattutto nella categoria degli storici,
Io ho avuto la fortuna di conoscere Jan Gawrowski, che è questo grande storico di origine polacca che insegna a Ottawa, ed è al centro di tutti questi attacchi insieme a Gross, perché appunto lui punta sulle responsabilità dei polacchi, ecco. E sulla presentazione ti ringrazio, perché su Antonella tu sei stata, come dire, sei citata nel mio libro, perché sei, come dire, una delle più esperte più importanti dell'Est. Il tuo libro sulla Shoah nell'Unione Sovietica naturalmente è un testo fondamentale per affrontare quei territori, quei territori. Hai, come dire, hai riassunto tutte le macro tematiche principali che sono sottese nel mio libro. Mi chiedo adesso di spunti, me ne hai gettati tantissimi. Riprendo quello che mi dicevi, ne riprendo uno che mi porta a un altro. Il tema resistenza ebraica o di resistenza per gli ebrei. Risposte conclusive non ci sono. Io ti riporto quello che ho scritto nella parte finale del libro, che, come dire, in parte credo che possa trovare conferma in quello che ho letto in un altro grande maestro, che è Michele Sarfatti. Gli ebrei hanno, per cui parlo del caso italiano, ma secondo me è una condizione che è abbastanza rispecchiabile anche in altri paesi, forse anche di più. Gli ebrei sicuramente in Italia hanno combattuto come antifascisti, cioè loro volevano essere considerati italiani che si erano accorti, come tutti gli altri italiani, che cos'era il fascismo, degli errori, e quindi impegnarsi in questa lotta. Una cosa che credo che non sia mai stata sottolineata in questo senso è che le cifre degli storici, citavi Marrus, Bauer, comunque degli storici più importanti che hanno riflettuto sulla resistenza armata, si parlano di 30.000 partigiani ebrei tra le foreste ai confini tra la Lituania e la Bielorussia e nel sud della Polonia. 30.000 su comunità di milioni di persone. In Italia, diciamo, gli studi devono essere naturalmente rinforzati, ma le cifre che si trovano sono di 2.000 partigiani su 40.000, quindi, come dire, un contributo molto importante all'ebraismo italiano. Cosa voglio dire? Voglio dire che loro hanno combattuto come italiani, come antifascisti, ma secondo me, per quello che ho nella mia filigrana, leggendo le biografie, gli studi, secondo me comunque avevano interiorizzato che comunque c'era un'aggressione speciale e particolare nei nostri confronti. E quindi, come dire, c'era anche un impegno particolare all'interno di una lotta antifascista. Questo lo possiamo vedere nei ritorni, nei numeri, come dicevo prima, nei ritorni dall'estero, ritornano dalle consapevolezze, nel diario di Primo Levi, il diario di Artom, di altre persone, di molti ebrei che di ebrei che dal nord cercano di andare al sud, ma non per scappare, che scappare era una forma di resistenza in quel contesto, ma per aggregarsi alle truppe alleate e combattere. Qualcuno finirà anche nella brigata ebraica. Quindi, come dire, è una complessità che va messa assieme. Secondo me non si può spaccare la mela a metà, ma bisogna, come dire, ci sono delle che si mischiano, che si intersono, ma fondamentalmente, secondo me, questo è valido e questo è il mio punto di vista. Questo mi voleva portare a... oddio! Mi voleva portare verso un'altra considerazione che avevi fatto nella tua introduzione, che adesso mi sono perso, devo essere sincero.
Era questa consapevolezza per cui, riflettendo poi su un altro discorso, era quello del senso di resistenza per gli ebrei. Perché si evolve? Perché si ha finalmente la consapevolezza che gli ebrei hanno subito un'aggressione diversa. Quindi, quando pensiamo non solo alla Midà, cioè al mettere in pratica quelle resistenze di tipo solidaristico, di autoaiuto, cioè il lavoro negli ospedali, le mense, le scuole, i teatri, le scuole di musica, le yeshiva, mantenere il mangiare kosher, ma anche arrivare, questa è una considerazione prettamente ebraica, che è Bauer, che la prende da un rabbino del ghetto di Varsavia, il rabbino Nissenbaum, che dice e fa lo scarto tra l'antigiudaismo classico e l'antisemitismo nazista. Cioè, nell'antigiudaismo, se io, cioè, il convertire mi salvo, e quindi l'ebreo muore per il suo ebraismo, perché se rimango in vita mi devo convertire. Nell'aggressione nazista, siccome è il mantenersi in vita anche un secondo in più, era una forma di resistenza, perché non solo i nazisti volevano cancellare e uccidere fisicamente gli ebrei, ma volevano, come dico quando vado nelle scuole, i nazisti volevano strappare la pagina dell'ebraismo dal libro della vita, come oggi noi persone del 2020-21 non ci dovevamo più porre il problema degli ebrei, perché dovevano essere proprio cancellati nella storia e nella società, in tutto, nella cultura, e quindi mantenere vivi questo tipo di l'ebraismo, l'ebraicità erano tutte forme di resistenza, e quindi questo è il collegamento, cioè una considerazione ulteriore, più ampia, del concetto di resistenza, spesso dinamica. Il discorso dei suicidi è complessissimo, perché in alcuni casi i più importanti storici hanno valutato che, per dire, in Cherniakov, la stragrande maggioranza, nel suicidio di Cherniakov, la stragrande maggioranza degli storici è un po' contro, diciamo, nel senso, è un atto di, doveva, tra virgolette, resistere. In altri casi invece il suicidio vuol dire, è nel senso che lo dicevi tu, cioè una forma di resistenza, perché non si accetta di mettere in pratica delle forme di dissidenza, che per cui non mettere in pratica quelli che sono gli ordini dei nazisti in questi contesti così enormemente difficili come era appunto la vita nei ghetti, ecco. Grazie Daniele. Se posso fare un saluto intanto a tutti, Filippo Focardi. Volevo fare una breve chiosa finale, poi non so se Antonella ha qualche altra domanda per i nostri ospiti. Volevo chiedere ad Amedeo una breve focalizzazione sul caso milanese, ecco, che occupa grande parte del volume, che, come sapete, il nostro istituto sede a Milano, e quindi mi interessava per le sue specificità. Il caso milanese è molto interessante, perché qui abbiamo un comandante dell'asso del comando che serve, che dà in mano tutto a Koch, il maresciallo Koch, che è uno dei peggiori sadici e violenti antisemiti che ho incontrato in questo panorama già abbastanza ricco di sadici e di antisemiti e di funzionari, radicalmente nazisti. È molto interessante il fatto che qui si lavora con i collaborazionisti, ma sono i collaborazionisti singoli, cioè
quelli che in Germania vengono chiamati Faubänder, cioè gli uomini, gli informatori fondamentalmente. Per cui Koch molto probabilmente cosa fa? Lui non fa altro che adattare al caso italiano quello che era il metodo di lavoro di indagine della Gestapo a Berlino, o a Berlino in Germania in generale, cioè non si lavora con dei gruppi strutturati, si lavora con dei singoli informatori. La cosa interessante è che però è lui che li va a arrestare, e sono lui, se non è lui, sono i suoi direttissimi collaboratori che li torturano, perché il sistema di indagine prevede che qualsiasi ebreo venga preso venga torturato per farlo parlare, per fargli dare i nomi di altre persone. Per cui è un caso molto particolare, è un caso molto particolare anche perché qui a Milano ci sono reti di protezione, c'è il cardinal Schuster, che scrive questa lettera straordinaria alle autorità della Repubblica Sociale Italiana dicendo: noi continueremo a salvare gli ebrei, lo dice apertamente. La cosa straordinaria è che lui non la pubblica nel suo libro di memorie, dove aveva messo un sacco di altre lettere, e non ho mai capito perché, cioè l'ho trovato in un archivio di Stato di Milano e non riesco a capire perché Schuster non l'ha, cioè una bella lettera, diciamo così. E poi c'è il caso di Fernanda Wittgens, che è un caso interessantissimo perché è la prima donna direttrice dell'Accademia di Brera. Lei mette insieme un gruppo di persone per portare gli ebrei o in case sicure verso la Svizzera, viene tradita tra l'altro da un giovane ebreo che secondo me era abbastanza squilibrato, perché uno che dalla Svizzera nel dicembre del 43 torna in Italia vuol dire che non ci sta molto con la testa, secondo me, cioè non aveva sicuramente qualche problema. E questo ragazzo si infiltra nella rete di Fernanda Wittgens, le fa arrestare tutte quante, e Fernanda Wittgens si becca 4 anni di galera dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che apparentemente non sono molti, ma tenendo conto che ogni tanto i decreti svuota carceri dei nazisti prevedevano di portare tutti i criminali comuni o i criminali politici verso Buchenwald o Mauthausen, insomma si rischiava la pelle veramente. Poi Fernanda Wittgens si salva, che è un personaggio abbastanza non molto frequentato, diciamo così, dalla storiografia, molto conosciuto nella storia dell'arte, ovviamente meno nella storiografia. Ed è appunto è estremamente interessante, perché poi da Milano si va verso la Svizzera, appunto Fernando Wittgens organizza. Io, se mi permettete, volevo dire anche una parola sul concetto di resistenza ebraica. Dico solo un dato qui su Roma: non esiste nessun esempio che io abbia visto di capofamiglia ebraico che scappa, cioè rimangono tutti vicino alle famiglie, anche se hanno molte, un uomo di 35-40 anni avrebbe avuto molte più possibilità di salvarsi da solo. Nessuno lo fa, cioè rimangono tutti vicino alle famiglie. Ora, tenendo conto che la guerra nazista prevedeva, come diceva Daniele, lo sterminio totale del popolo ebraico, rimanere accanto alle famiglie vuol dire proteggere le famiglie, vuol dire combattere una guerra contro il nazismo, come se lo vogliamo mettere in questo termine. Per cui secondo me questo è un forte esempio di resistenza, e non è così scontato. Cioè, io non so come mi sarei comportato io sinceramente davanti a una situazione del genere, ma sicuramente questo a Roma non accade, cioè nessun capofamiglia scappa, rimangono tutti accanto. Per cui insomma, prima di parlare di appunto pecore al macello, bisognerebbe studiare un po' di più. Grazie Amedeo. Tra l'altro nel libro molto interessante è anche il fatto che si capisce che sono gli italiani che violano territori, terreni religiosi, mentre i tedeschi non si impegnano in questa direzione, no? Mi pare, nella gran parte dei casi. Non ci pensano nemmeno, anche perché quando l'Osservatore Romano pubblica l'articolo in cui si dice oggi a me, domani a te, odie mi, cras tibi, i tedeschi la capiscono. Capiscono il latino e ergo dicono: ma forse, anche perché il generale Steyl, il comandante della piazza di Roma, l'aveva detto esplicitamente, la Chiesa Cattolica è il nostro maggior alleato, grazie al fatto che i preti tengono calma la popolazione noi risparmiamo decine di battaglioni. Cioè i nazisti sono persone che usano la testa per scopi ignobili sicuramente, ma la usano e hanno una loro razionalità. Andare a stuzzicare la Chiesa Cattolica non era una buona cosa. E tornando al quando si deve, appunto, cosa l'importanza di studiare anche altri paesi, a Vichy
lo stato francese di Pétain comincia a, diciamo così, a opporsi in maniera più decisa alle deportazioni quando? Quando la Chiesa Cattolica prende posizione. Quando è proprio la Chiesa Cattolica che comincia a dire no, questo non lo possiamo fare. Pétain e Laval fanno, e Bousquet fanno un mezzo passo indietro, non un passo indietro, un mezzo passo indietro, e questo cosa comporta? Comporta enormi difficoltà per i nazisti, perché non avendo più i collaboratori in loco che li aiutano, ovviamente devono utilizzare molto più personale, che non hanno, e hanno molto più difficoltà nel deportare gli ebrei. E questo è un esempio che nel 42, nel 43 i nazisti in Italia lo sanno, perché gli è successo nel 42 in Francia. Se avessi letto Seibel, ripeto, forse l'avrei detto anche nel mio libro, se avessi letto prima queste cose. Non so se Antonella ha qualcosa da aggiungere. No, sono, va bene così per me. Tanto grazie davvero per tutte le cose interessanti che avete aggiunto. Sì, devo dire che entrambi questi libri, che ovviamente parlano del mondo ebraico, della persecuzione, della repressione, sono molto importanti anche per lo studio della resistenza, soprattutto quello di Daniele. Ricordo che sia nel testo, oltre all'approfondimento, all'evoluzione semantica del termine resistenza, al suo allargamento, c'è anche questo stimolante, come sempre molto provocatorio e provocante, conclusione di Cavaglion sull'uso degli aggettivi relativi alla parola resistenza, che come sempre ci invita a pensare. Io ringrazio molto a me dei ospiti, Guerrazzi, Daniele Sussini, ringrazio Antonella Salomoni anche per aver concepito questo bel incontro, che mi sembra sia venuto bene. Invito tutti voi a leggere, ad acquistare i volumi di Daniele Sussini e Medeosti Guerrazzi, e do appuntamento al prossimo ciclo di presentazioni giovedì del Parri, che riprenderà dopo la pausa estiva. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.